Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un nuovo video delle mini figure Unofficial. Nello scorso episodio di Spider-Man ve l'avevo già annunciato, come poi del resto faccio anche sui social che vi lascio qui sotto. Mi raccomando, molto importante andare a lasciare un pollicione per essere sempre aggiornati su tutto quello che arriva sul canale. Come vi dicevo, vi avevo fatto sapere che il prossimo episodio sarebbe stato niente poco di meno che Venom. Quindi oggi abbiamo queste mini figure sia del primo Venom, sia di Venom la furia di Carnage, ma anche diciamo del Venom dei fumetti, perché comunque non sono tutti quanti ispirati al film. Comunque adesso ve li mostro tutti quanti. Ragazzi, ma prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollice in su, mi raccomando iscrivetevi al canale. E inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist delle minifigure, dove potete trovare tutte quelle che abbiamo fatto fino ad ora. Mentre sotto in descrizione vi lascio i link AliExpress che potete utilizzare se anche voi volete acquistare tutte queste minifigure che sto per mostrarvi. Ragazzi, dunque, spostiamoci sotto. Ok ragazzi, eccoci qui con le nostre 5 minifigure, tutte targate Venom. Diamoci dentro, iniziamo a costruire. Ok ragazzi, eccoci qui con i nostri due attori che interpretano Venom e Carnage, Tom Hardy ovviamente per Venom, Woody Harrelson per Carnage. Allora, ve li mostro immediatamente, qui iniziamo con Carnage, in questa figure molto particolare in quanto si nota, vedete la faccia dell'attore, che prende diciamo le sembianze di Carnage, chioma bionda, guardate che bello il painting, una figure molto particolare, devo dirvi, mi piaceva perché insomma c'era questo dualismo anche con l'attore. Poi abbiamo Tom Hardy in questa versione simpatica, perché abbiamo visto più volte nel film il faccione di Venom che esce da dietro la schiena e che poi fa i suoi commenti del tipo ho fame. Eccolo qua in questa versione. Peccato perché tutto il pacco che è dietro, alla fine soltanto un tentacolo ne utilizziamo, tutto il resto alla fine non serve. Però fortunatamente la minifigure poi non si vede, a parte la riga sul collo che effettivamente non è proprio bellissima. Però molto simpatica la figure e bellissimo anche il painting di Tom Hardy. Peccato perché non si vede la parte posteriore, ma vi assicuro che anche là dietro c'è un disegno molto bello della sua felpa. Poi abbiamo Venom in questa versione con doppio viso. Potete scegliere sia quello proprio classico Lego oppure questo qui un po' più tondeggiante. Devo ammettere che a me piace più questa versione, il painting è migliore, peraltro anche le righe di rosso sulla bocca secondo me fanno la differenza. Molto buono il painting, vedete, con gli addominali scolpiti e tutte le varie venature
del Venom. Poi andiamo a vedere Venom e Carnage nella versione proprio full trasformata, piena di tentacoli. Iniziamo con questo Venom, veramente bellissimo. Mi piacciono tantissimo i tentacoli lunghi che ho posizionato nella parte superiore, più corti nella parte bassa, e poi munito anche di artigli alla Wolverine. Il pezzo forte però secondo me è il painting, guardate un po' che bello che è. Poi vi mostro anche la parte posteriore, un po' si nasconde dalla struttura che serve per ospitare i tentacoli, però devo dirvi questo Venom, uno dei migliori. E poi ci spostiamo con Carnage, anche in questo caso devo dirvi ragazzi, painting clamorosamente bello, guardate che roba. E poi gli artigli che ha sulle mani, devo dirvi, molto belli, molto caratteristici, poi molto tipici di Carnage, che come sapete poi tende a fare questi artigli lunghissimi, quindi molto particolari, come anche quelli posteriori che ha sulla schiena. Peraltro questi possono ruotare perché vedete la struttura si muove, adesso in questo caso vedete il tentacolo va a sbattere sulla testa, però se li posizionate in modo da poter farli ruotare lo potete fare. Comunque questo era Carnage. Ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere qual è il vostro preferito. Devo ammettere che a me gli ultimi due che vi ho mostrato, le versioni full Venom, full Carnage, sono molto particolari, come anche molto particolare la versione di Tom Hardy con il faccione di Venom che gli esce da dietro la schiena. Mi raccomando, fatemi sapere la vostra. E dunque cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like, non so ragazzi, simbiontico come il nostro Venom. Mi raccomando, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se avete preso anche voi queste minifigure o se siete intenzionati a farlo. Vi ricordo che sotto in descrizione vi lascio i link AliExpress per poterle acquistare. Io vi do appuntamento con il prossimo episodio delle minifigure, che come sapete ragazzi non finirà mai questa serie perché ce ne ho proprio per fare una guerra. Qui da Visio e dalle minifigure di Venom è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto, ciao ciao!